Allora, intanto grazie a tutte le persone che sono qua, ma soprattutto grazie a Sharebooks. Inizio, siccome l'universo è vasto, cercherò di concentrarmi su alcune piccole cose e poi magari completeremo con il giro. Io vorrei concentrarmi innanzitutto sul discorso della parola indipendente e partirei proprio dal fatto che ne stiamo parlando qua, perché Sharebooks è uno dei pochissimi festival in Italia che definirei indipendenti, laddove costruito dal basso e soprattutto che non ha implicazioni. La grande parte delle attività fieristiche che vengono fatte in editoria o anche i festival privi di fiera prevedono come partenariato qualcosa che poi va a finire, che ha a che vedere con quello che è l'apparato editoriale, non solo distributivo, ma lo vedremo, anche produttivo in Italia. E il problema sinteticamente è uno: si lavora in un regime di monopolio, se vogliamo oligopolio, cioè sono pochissimi, tre i soggetti principali che gestiscono il mercato, è il problema fondamentale. Ok, sicuramente il problema è che è un approccio liberista, ma del resto si vendono dei libri, credo che non ci sia via d'uscita a questo, nel senso che è una funzione commerciale e da questo dobbiamo partire come base. Tuttavia viene fatta in regime di monopolio. Che significa essere indipendenti in questo senso? Significa poter parlare di questo qui, in questa maniera, in un modo piuttosto libero, altrimenti appunto in qualsiasi altro tipo di festival bisognerebbe fare i conti con il fatto che questo tipo di monopolio è comunque all'interno. In qualche modo la gran parte delle realtà editoriali non hanno questo tipo di indipendenza di fatto, perché parliamo di distribuzione, ma non quello che magari, ecco, la criticità che rappresenta per la casa editrice, potremmo penso più o meno tutti lamentarci esattamente di quello che veniva detto da te Luisa prima, cioè dal fatto che esiste un meccanismo che va a penalizzare la nostra possibilità sostanzialmente di guadagno. Non è tanto quello, è il fatto è di come facciamo arrivare questi libri alle persone. Ovviamente questi libri delle case editrici qui presenti, ma anche di molte altre, non ci arrivano, questa è la risposta, perché ovviamente coperti da un tipo di regime di monopolio. Noi non è che desideriamo dire, ah, però vogliamo esserci anche noi, certo che vogliamo esserci anche noi, questo è scontato. E che funzione ha questa editoria indipendente? Cioè, che significa a questo punto essere indipendenti se non cercare di portare qualcosa da leggere di differente da quello che invece impone, quando c'è un monopolio, ci impone un circolo di questo genere? Allora, la domanda che mi faccio io è cosa significa all'interno di questi meccanismi che comunque prevedono che gli apparati editoriali entrino a far parte del meccanismo monopolistico, che ora poi magari definiamo un pochino meglio nei suoi termini, e cosa può significare dal punto di vista di criticità questo desiderio di indipendenza. Per quanto mi riguarda, il desiderio di indipendenza significa appunto garantire un tipo di pluralità, ce l'hanno menata con la retorica della bibliodiversità, ma in realtà poi se andiamo a vedere quali sono i meccanismi, la retorica della bibliodiversità significa produciamo più libri. Infatti un dato, e ora cerco di chetarmi alla svelta, un dato che magari gli altri possono definire meglio di me, è proprio che ogni anno che passa vengono prodotti un maggior numero di titoli. C'è qualcosa di strano, perché ogni anno che passa l'Istat ci dice che invece diminuiscono i lettori, quindi cioè alla diminuzione della domanda aumenta l'offerta, e già questo ci deve far suonare un campanello d'allarme. Se sono tanti anni che va avanti così, un motivo ci sarà. La bibliodiversità, cioè la capacità dei libri di essere differenti tra di loro e di creare un bellissimo universo sfaccettato e variopinto, a questo punto diventa soltanto un'arma in più per dire produciamo di più. La criticità fondamentale che coinvolge tutta la filiera, che va da chi produce a chi legge, sta proprio in questo, sta nel fatto che è semplicemente votata a una funzione quantitativa e non qualitativa. Anche se sulla qualità ho tanti dubbi, è una parola molto complicata per me, comunque vada, il punto rimane che si deve produrre, non si deve far leggere, quindi si perde un po' anche la funzione principale editoriale, che è banalmente una, ed è scegliere. Cioè l'editore non scrive, l'editore non stampa, l'editore sceglie. In questa maniera la scelta è radicalmente piallata, perché devi produrre, no matter what, produci. E con questo passo avanti.